Ciao, sono Magnus, ritorniamo sempre qui su Spider-Man 2. Abbiamo scoperto, meglio, siamo arrivati a casa di Felicia, ma abbiamo capito che è fondamentalmente in pericolo. Tra l'altro c'è stata anche un'esplosione, quindi direi andare subito a vedere che diavolo è successo. Deve essere lei. Ah, da avvertimento amichevole a missione di soccorso in tempo zero. Spero non sia troppo tardi. Felicia sa il fatto suo, ma i cacciatori sono una minaccia letale per chiunque. Ti preoccupi per l'ex del tuo ragazzo? Questo sì che è vero amore. Sono arrivato tardi. Indizi su dove sono? Scansiono l'area e vedo. C'è un cuore, cioè. Per me devo andare da quest'altra parte, eh. Cosa mi è sfuggito? Un'altra cassa. Ma questa è ancora chiusa. Ha rischiato la vita per arrivare qui. Devo aprirla, ma la corrente è disattivata. Deve essere lì dietro. Ok. Questa è la linea elettrica recisa. Scende fin giù. Va? Un nodo. Scommetto che ce ne sono altri. Un altro nodo? Un altro nodo andato. E serve ancora un altro? C'è qualcosa che blocca. E aspetta, vediamo un po'. Penso sia questo il nodo. Scommetto che il generatore alimenta la cassa. Il generatore alimenta la cassa. Ok. E vai. Questa cosa mi piace da Potrei impazzire, usare vi la dico la verità. lampadina sul generatore per aprire la cassa. Quindi premuto per avviare il collegamento. Ah, così. Oh, porca. Pare funzioni. Sono quasi. Madonna santa, fa un po' impressione di. Aspetta, pare che stava qua, sì. Sì, ok. Ci sono. Parigi. MJ, parli francese? Per niente, ma manda tutto comunque. Ok. Un manuale di istruzioni per lo scettro di Watumb. Watumb? Faccio qualche ricerca, un No, attimo. non pare francese, però. Cacciatori. Ovunque vadano, li seguirò. Stando a una traduzione del Mystica Arcana, è uno scettro antico. Risale a prima di Cristo. A quanto sembra permette di creare portali verso qualsiasi luogo immaginabile. Magia? Se mettesse le mani su un oggetto simile. Potrebbe tornare utile. Miles, atteniamoci al piano. Ma quello è un Siamo in posizione. È nostra. Ok, ce ne Sono sono. sicuramente lì dentro. Liberiamoci dei cacciatori. Ok. Direi che quello scettro ha un utile No. brillante. Il ragno è qui. Ok. Aveva fatto un po' troppa confusione. Non ne vedo altri. Ma evidentemente ce ne stanno altri. Gesù. Bruttissima sta parte, perché praticamente tu ti metti a girare 20 minuti per. Ok. Prendiamolo! Dimmi che sei l'ultimo. Quello era l'ultimo. Ok.
Ora vediamo cosa sta combinando Fusi. Questa è nuova. Il ragnetto vuole giocare, eh? MJ! Ha rubato lo scettro! Ed è magico! Davvero! Cos'è successo? Ehi, gatta! Possiamo parlare? Potresti rallentare! Vattene o ti teletrasporto in mezzo al Pacifico! Come ci hai intercettati? Usate ancora il vecchio canale. Non hai di meglio da fare, ragazzino. Felicia, devi fermarti. È una follia persino per te. Chi parla? Ah, sei tu, Rossa? Come vanno le cose con il vecchio ragno? Questa è bellissima. La smetti! Sto cercando di aiutarti! Non mi serve l'aiuto di nessun ragno. Sai cosa rischi con quello scettro? Vuole usarlo per rubare altre opere d'arte. Maleducata. Vi sento, sapete? Allora, meglio col vecchio ramo, secondo me. Wow! La linea L! Felicia, potevi fare una strage! Ah! Attenta! Di nuovo i cacciatori! Hanno un debole per me. Può finire stanotte. Possiamo fermare chi vuole ucciderti. Rubati il tuo di artefatto magico. Ah, che freddo! Non ho neanche la sciarpa. Non ho capito dove cavolo ci sta portando. È bellissimo. Lo scettro può portarci da Crave. Questo non riguarda affatto Crave. Perché non mi aiuti a fermarlo? Sei Spider-Man. Hai già salvato la città e lo farei ancora. Spider-Man aveva ragione su di te. Pensi solo a te stessa. Senti, bello. Non che siano affari tuoi. Ma la mia ragazza è a Parigi. E l'ho messa nei guai con delle brutte persone. Hai mai fatto qualcosa per amore? Ha bisogno di me, adesso. Se soltanto riuscissi a fare più di 3 metri con questo coso. MJ ha detto di non fidarmi. È una tipa sveglia. Ma devi fare le tue scelte da solo. Combattiamo insieme. Ci serve viva! È mia! Dietro! Pazzesco! Scappa! Usa un portale! Le istruzioni di questo manufatto non erano chiare! Però migliori a vista d'occhio! Non abbastanza! Troveremo una soluzione! Insieme! Però! Hai coraggio, ragazzino! Sono Spider-Man, non un ragazzino! Ok, Spider-Man, vediamo che sai fare! Eccone altri! Sul tetto! Ehi! Usa questo portale! Prendiamo lo scettro! E andare. Forza, sai fare meglio di così. Questa era buona, grandissima. Che peccato che a volte me la dimentico. Abbiamo rotto qualcosa. Ah, anche una torretta. Un altro portale per te. Accetto tutto l'aiuto possibile. Qualche magia per i proiettili? Hai le ragnatele, usale contro la torretta. Ok. Fai attenzione. Avvistato. Muoversi. Ehi, non saranno qui per lo spettacolo dei leoni marini? Oh, voglio vederlo. Sai che i leoni marini nuotano a 40 km orari? Concentrati sui cacciatori. Stavo capita. Kraven ti vuole da morire. Già occupata. Pazzesco. Ok. Di nuovo.
Facciamocelo pure a questo. Prendiamolo! Sorpresa! Non se l'aspettavano! Ci vogliono ridurre allo stremo! Se mi vogliono, dovranno uccidermi! Vediamo di non arrivare a tanto, ok? Perché stanno là sopra? Ah, perché si calano da sopra! Teniamo la posizione! Ok, teniamo... Ti piacciono i cani? Preferisco i gatti! E questi non sono cani! Ma mordono come cani! Peggio! Occhio ai portali! Fatemi fregare! Facciamocelo pure, facciamocelo pure! Siamo un'altra torretta, no? Sì, sì, un'altra torretta. Non si stanno trattenendo! Sto finendo le 9 vite! No, andrai a Parigi. La tua ragazza ha bisogno di te. Okay. Sei davvero uno Spider-Man! Andiamo di qua! Taglio sotto tiro! Ehi, qui! È ovunque! Non riesco a prenderla! Parlano gli altri! Aspetta un attimo con questo. Porca maledetta. Occhio, occhio. Allora, tu... E vai. Ma che mo... Non l'ho capito. Okay. È andato. Mamma mia. Felicia? Ecco. Ora concentrati e pensa alla Torre Eiffel. Au revoir, Felicia. Ti ringrazio. Allora, vero. Mostra Martin Lee. Oh, nuovo costume. Ehi, come sta Felicia? Sta bene, per ora. Hai finito l'articolo? L'ho appena mandato a Jonah. Incrociamo le dita. Andrà bene. Coso, va a Coney Island. Perché? Che c'è? Sai che Misterio è appena uscito di galera? Ecco, sta aprendo lì una nuova attrazione. Giusto, potrebbe essere un bersaglio dei cacciatori. E sai chi altro ci sarà a Coney Island stasera? Indizio, le sei morto dietro per più di un anno. No, dai. Non dirmi dai. Tu e Hailey siete fatti l'uno per l'altra. Non chiederle di uscire sarebbe un crimine contro l'umanità. Vedremo. Prima indago su un Misterio. Momento però. Abbiamo l'abilità. Andiamocela a sbloccare. Stiamo... Madonna, un punto. Siamo un po' indietro insomma, con Spider-Man, eh? Quindi magari anche se ho visto che con un punto non facciamo una mazza. Gadget almeno costruire per sbloccare il grande illusionista, sì, è la storia principale, quindi che fai Luigi? Prima devo tornare Miles. Poi girerò il parco in incognito. Non vedo nessun cattivo qui. Jack. Perché non diamo un'occhiata? Non funziona. Che c'è? Oh.
Salve a tutti! Io sono Quentin Beck, maestro illusionista. Questa qui è Betsy, la mia socia, mentre lei è Cole, consulente tecnica. E questo... è l'intrattenimento del futuro. Sì, certo, come no. Ah. Eccellente! Cole? Un baldo giovane pronto a immergersi nel domani che lo aspetta. C'è qualcun altro tra voi con il cuore colmo di coraggio? Venite, venite tutti a vivere il futuro! C'è una postazione più avanti. Non fermarti. Se l'esperienza ti è piaciuta, parlane agli amici e visita uno dei numerosi Mysterium appena aperti, sì, in tutta la città. Condivido, capito. Il periodo gratuito termina presto. Grazie, Betsy. So che lo farà. Ora personalizza l'esperienza. Mentre guardi queste immagini, vorrei che pensassi al tuo futuro, ai tuoi sogni e desideri. Oh, sì. I dati sono perfetti. E abbiamo finito. Non ci credo. Buon divertimento. Non preoccuparti, io potrò vederti e sentirti. Se ti senti a disagio, puoi avvertirci. È una console. E ora vivi il tuo sogno. Preparatevi! Era reale. Prima combatti, poi analizza. Quello fuori! Beck, mi senti? Sì, sì. Sono giusto un problemino tecnico. Ovviamente! Scusa, non ti vediamo. Spiegarci che succede. Il locale era in delirio, poi sono arrivati cattivi e ora è un delirio per me. Non stai ferito, vero? Sto alla grande! Non stai ferito! Ma non potete, tipo, staccare la spina! Non è così facile. Ma ci proviamo! Ho detto, non stai ferito. Che roba! Beck ha parlato di realizzare il mio sogno! Ma sembra più un incubo! Pensa, è andato giù, Sì. Attenzione che... Andiamo? Ecco il mixer. Raggiungi. E in fretta. Se finisci la canzone, puoi interrompere il programma. Ma veramente? Ci siamo! Dovresti vedere un'uscita. Ok. È ora di andare. Ehi, stai bene? Sì. Mi spiace tantissimo. Faremo il possibile per capire cos'è successo. Ma nel mentre... Miles! Allora, che succede qui? Oh! Il futuro dell'intrattenimento pare abbia ancora qualche bug. Ah. Ciao, Peter. Bella maglia. Scarpe. Bellissime scarpe. Bello tutto. Ehi, Miles. Genki? Ragazzi, lui è il mio amico Harry. È da poco tornato dall'Europa e sta fondando un nuovo centro di ricerca.
volevi dire stiamo fondando un centro di ricerca. Ciao, piacere. Nuovo lavoro, eh? Avrai ancora tempo per insegnare? Oh, troveremo un modo. Andiamo? In realtà, il coso mi ha scombussolato un bel po' la testa. Ce ne andiamo. Ok. È stato un piacere, Harry. Piacere mio. Stai bene? Certo. Anzi, sai cosa? Ti raggiungo più tardi. Ehi, dobbiamo parlare con Miles per vedere se sta bene. Sì, certo. Ok. Sembravano simpatici. Peccato si perderanno una serata pazzesca, eh? Ok, ecco il piano. Stasera va in scena il greatest hits della nostra infanzia. Benvenuti! I singoli facciamo. Di sono le su, nostre giostre preferite. Non avete idea di cosa vi aspetta. Entusiasmo. Buona fortuna. Ne avrete bisogno. Dai, Pete, credo in te. Ok, giocatori. Dito sul grilletto. Si comincia. Occhi sul bersaglio. E sono partiti! Il Gran Premio di Coney Island torna dopo 3 anni e i nostri concorrenti sembrano volare sulle ali dell'entusiasmo. Okay, ma sto facendo bene. Che sto facendo? Ti distraggo, ovvio. Non che funzioni. No, colpo basso. Vai, Pete! Tifi per lui. Beh, lui non imbroglia. Asfaltato. Pensa che stiamo vincendo. Il grande Madness campione conserva ancora la corona. Era quello là con... Ragazzi, non lo volete il premio? Siamo a posto, grazie. Mi donerebbe molto. Ed ecco la nostra campionessa MJ Watson. Scala le classifiche con il... Pronto a mettere alla prova il nostro... Ma tutte le dobbiamo fare? Ma veramente? Voi fatevi dichiarare anime gemelle. Io provo da solo. Vediamo se ho speranze come Casanova. Buona fortuna. Anime gemelle. È impegnativo. Che può dirci che non sappiamo? Magari che dovremmo vivere insieme? O che al momento abbiamo troppe cose in ballo per pensarci? Sì, può darsi. Porca miseria. Oh, penso si sbagli. E poi che cosa misura? La temperatura corporea? O il pH della pelle? Non sarà così sofisticato. Di qua, proviamo questa. Sì, sì, proviamo questa. Dai. Tutte quante no. Che dite, go-kart? Tu al volante? Io passo. Andiamo, piccioncini. Ci aspettano altre sorprese nel parco. Madonna. Tranquillo, ti aiuto. Quello è Tombstone. Ma che ci fa qui? A guardarlo direi il meccanico e il soccorritore. Grazie di avermi tirato fuori. Me la sono vista brutta. Magari proviamo le montagne russe, che ne dite? Dai, voglio sedermi in primo filo. Non lo so, sta parte la sento un po' noiosa, cioè. Prego. Che gentiluomo. Ah, abbiamo fatto già il chiappanza. Sono nervosa. Tranquilla. Ma ci dobbiamo pure fare il giro. Quante probabilità c'erano che la ragazza a cui Harry ha regalato il premio capitasse proprio accanto a lui? Già, si apre un mondo di cuori a arcobaleno. Glielo diciamo. Che cosa? Che bisbigliate voi due? Stavo solo ricordando a MJ di tenere sempre le mani dentro al vagone. Le mani dentro al vagone? Dove le hai messe le mani? Salvato dalla manutenzione. Benvenuti! Chi vuole cominciare? E dai! Forza! Questa come si gioca? Per colpire col martello. Abbassa il controllo. Bene.
Vacci piano, Harry. Non farti male. L'unico a farsi male sarà il tuo orgoglio. Ragazzi, fate i bravi. Madonna santa. Scusa. Ma che cosa? Ok. Ecco, se c'è un segnale. A quanto pare è proprio l'anno giusto. Harry, è la fine del mondo. Sì, io non so come ho fatto. La ruota? Okay, vi va qualcosa di più tranquillo? Alla ruota panoramica c'è meno fila di prima. Ma sul serio, sta un sacco di gente. No, basta, ci siamo rotti le palle di queste giostre, dai, forza. Ehi, vi lascio andare avanti a fare i teneroni. Voglio vedere se riesco a vincere un altro paio di unicorni. Per questo si può tagliare? No, ci saranno dichiarazioni d'amore, penso. Sembri davvero felice. È strano. Harry ha una seconda occasione e sento quasi di averla anch'io. Voi sarete una squadra incredibile. Un posto del Bugle. Jonah ti ha messa in prima pagina. Sarai caporedattrice. Ah, ci voleva lo champagne. Cacciatori, scorpioni ed esplosioni. Oh cielo. Ha pubblicato il pezzo del tipo nuovo. Ah, MJ. Ha già raggiunto 5.000 visualizzazioni. Dovevo scrivere di un'altra cosa. Così che si fidasse, in qualche modo. Ehi, ti inventerai qualcosa? No, MJ arriva sempre seconda, non arriva mai prima, mai. Grazie. Figurati. E se mai volessi una mano dal tuo amichevole Spider-Man di quartiere, anche noi saremmo una squadra incredibile. Anche se ho dimenticato lo champagne. La prossima volta. Oops. È andato di qua. Via da qui! Ecco Tombstone. Che criminale state cacciando questa volta? Misterio? Tombstone? Non fatevi distrarre dal raggio! Prendetelo! Siete sorpresi di trovarmi qui? Beh, ricambio il fastidio! Volevo solo godermi una serata libera, ma figurati! Frecce pronte! Ma questi continuano a esistere, ecco. Bersaglio sotto tiro! Ci serve una mano qui! Stiamo cercando di contenere tutto! La cosa strana è che il fatto che si mettono sempre... Tombstone può cavarsela da solo! Dici? Non puoi batterci qui! Stanno mettendo a rischio chiunque sia rimasto nel parco. Oh no, Harry! Dai, Harry, rispondi, rispondi! Ciao, sono Harry, lasciate un messaggio. MJ, Harry non risponde al telefono. Io sono alle prese con i cacciatori e non lo vedo da nessuna parte. La nostra cabina sta per toccare terra. Penso io a lui. Stai attenta anche tu.
Ci hai provato, Spidey, ma stavolta siamo pronti. Ma più che altro siete tantissimi, per gravità. Atterriamolo! A me ha fatto... Ha fatto più che altro di... di gente. Ma sta quell'uccello sta... Ok. È sotto tiro. Ma non è vero proprio. Ok. Quella ce la devo pregare. Occhio. Andiamo. Madonna santa, lo devo salvare anche ora. Togliete di mezzo il ragno, adesso! Ti aiuto io, Lonnie. Non cadere, non cadere, non cadere. Oh no. Devi scusarmi, Lonnie, vorrei davvero aiutarti. Andrà tutto bene. Porca miseria. Tranquilli, ci penso io. Quindi sono morto. Tenetevi! Perché non ce l'ho fatta. Ma Miles? No, quella è la fidanzata di Harry. Sì.
Ok, dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo. Spider-Man. Lo so. Ma prima, cos'è quella roba che spari fuori? Ah, credo sia la cura che sto facendo. Il dottor Connors ha detto che è una tuta che ha la capacità di apprendere da sé. Ma non credevo che... Aspetta. Sai cosa vuol dire, giusto? Abbiamo entrambi i superpoteri. Pensa a cosa potremmo fare per curare il mondo! Oh, scusami. Io devo ancora capire bene come funziona. Beh, è un vero peccato che nessuno di noi abbia un laboratorio all'avanguardia dove condurre qualche test. Vado a controllare che sia tutto in ordine. Ci vediamo lì. Chiamami quando hai fatto. Ehi, ho saputo del delirio a Connie. Cos'è successo? Beh, è bellissima. Ricordi il mio amico Harry? Sì. Era lui. Ma come? Francamente, non lo so. Credo che quelle cure... Oh, c'è Harry, devo andare. Ehi, ho fatto sgombrare la fondazione. Ok, faccio un salto. Un salto? Quante volte l'hai detto prima di farlo letteralmente? Vabbè, episodio molto strano, nel senso, ci sono parti personalmente un po' noiose e poi all'improvviso ti arriva questa bomba. Continuo a sottolineare sempre la stessa cosa, che la città è veramente eccezionale. Ci vediamo al prossimo video. Bye.